Nei primi giorni del Grande Fratello si respirava un'atmosfera di armonia e cordialità, simile a quella vista nel GF VIP 3. Tuttavia, il clima di pace è stato interrotto dalla prima romanzina della stagione. Le tre ex protagoniste di Non è la Rai avevano promesso emozioni forti e per ora stanno mantenendo la promessa. Tra euforia e commenti sui più attraenti della casa, una di loro ha dato vita alla prima sfuriata dell'edizione. Ieri sera su Mediaset Extra, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato erano intenti a chiacchierare quando, all'improvviso, si sono udite le urla di Eleonora Cecere. «Adesso basta! Non è per nulla personale, ma devo dirlo. Perché quando si usano le cose non vengono rimesse al loro posto? Non sopporto lasciare tutto in giro, e non lo faccio nemmeno a casa mia, figuriamoci qui. Parlo di tutto, l'aspirapolvere, la lasciate in mezzo, prendete qualcosa e poi lo buttate a terra. E poi arrivo io, la scema di turno, che pulisco e metto tutto a posto. Non funziona così. Non sto puntando il dito contro qualcuno in particolare, parlo di tutti. Ho trovato tutto fuori dal magazzino, compresa l'aspirapolvere. Giusto per mettere le cose in chiaro». Shaila ha prontamente replicato: «Non parlasse di me, perché io non ne so nulla. Ho preso l'aspirapolvere, sì, ma poi l'ho passata all'altra di Non è la Rai. Non ricordo come si chiama, comunque io non c'entro». Poco dopo la sfuriata, Eleonora Cecere ha iniziato a non sentirsi bene e si è ritirata in bagno. Le sue compagne si sono subito preoccupate, suggerendole di parlare con il confessionale e, se necessario, contattare suo marito. A quel punto è intervenuto Enzo Paolo Turchi. «Dolore alla pancia? Saranno stat le troppe verdure? Quelle fermentano molto. Di solito mangia zucchine e carote». Alle 2 di notte, la regia ha nuovamente inquadrato Eleonora, che ha detto di sentirsi leggermente meglio. «Ho ancora un gran mal di pancia, sono gonfia, ma va meglio. Uscire? No, fa freddo, poi rischio di peggiorare». Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.